una sentenza che fa piacere quella del TAR e al doppio grado fa piacere anche quella del Consiglio di Stato, ma ritengo che il Consiglio di Stato aveva le mani legate, non poteva andare oltre di quello che già aveva stabilito e statuito lo stesso TAR. Quindi escono sei consiglieri della maggioranza, dell'ex maggioranza di De Angelis, entrano sei consiglieri della coalizione di Pancrazio. Questo è il risultato. Risultato che chiaramente gli equilibri cambiano non di poco. Si passa dall'attuale consigliatura a una consigliatura completamente diversa. Mi sembra che i rapporti siano di 13 a 9, poi più uno, più ci sarà Eligi da una parte e Cascine dall'altra. I ricorsi al TAR e quindi la prima sentenza del TAR erano causati dalla proclamazione degli eletti fatta dal dottor Sfuccillo, il presidente del tribunale di Avezzano. Che cosa ha da dire sulla prima di proclamazione? Sempre quello che ho detto, si trattava di un errore macroscopico, lo ha riconosciuto il TAR, lo ha cristallizzato in via definitiva il Consiglio di Stato. Ogni domanda che mi farete su questo argomento non è che non vi ritengo di rispondere, ma ritengo di rispondere nell'opportuna sede, perché è una cosa che per me personalmente non potrà mai finire qui. Che tipi di problemi ha determinato, oltre a questi mesi passati così? Vabbè, mi sembra che ci sia, oggi come oggi siamo congelati come comune di Avezzano, non so quale sarà l'interesse e soprattutto l'idea che si è fatto il sindaco, il quale ben sapeva che non poteva superare questo scoglio, già sapeva che avrebbe perso al TAR, sapeva che perdeva il Consiglio di Stato, non ho capito perché ha seguitato a gestire il comune come si gestisce un'azienda privata, quale lui è abituato a gestire anche in maniera molto, molto doverosa, con risultati ottimali, ma mi sembra che non abbia amministrato il comune di Avezzano come avrebbe dovuto amministrarlo da un punto di vista politico, quindi con aperture completamente diverse che mi sembra che siano molto tardive in questo momento. Quindi un danno per tutta quanta la cittadinanza. Ma non credo che sia attribuibile esclusivamente al sindaco della mia città e della nostra città, ma sia attribuibile a ben altre persone questo danno, sta sotto gli occhi di tutti. E dire chi paga adesso mi sembra anche che sia un eufemismo. Quindi allude al presidente del tribunale Fortino? Non alludo a nessuno, è sotto gli occhi di tutti. Una ingenerosa proclamazione degli eletti del 29 giugno è sotto gli occhi di tutti e penso che debba andare sotto gli occhi delle persone che debbano saperla valutare nell'opportuno e doveroso modo. Se ci sia stato un errore di peso da una perfetta buona fede o un errore che dipende da altre circostanze. Sulla sentenza emessa dal Consiglio di Stato c'è qualche appunto precisazione da fare? O... Mi sembra che abbia demolito completamente il ricorso fatto dai ricorrenti che chiaramente avevano perso nel giudizio davanti al TAR, abbia demolito ogni loro richiesta, e quindi non credo di doverla commentare se non da giurista, ma neanche da come uomo politico. Che scenario si aspetta con il nuovo Consiglio Comunale? Al di là di una presumibile campagna acquisti che non credo che ci sia stata, ritengo che questa città sia governabile. Spero che, è un messaggio che mando a De Angelis, ognuno faccia la sua parte, e che questa città non entri nel tunnel di un commissario che oggi come oggi, se troverà le sue dimissioni attraverso la sua conferenza stampa che farà domani, che non posso prevedere quello che dirà, posso intuire quello che potrà dire, non porterà chiaramente benefici a questa città. Forse questa città merita essere amministrata e non gestita. Sempre leggendo la sentenza del Consiglio di Stato, abbiamo visto che ricorrevano alcuni nomi, in particolare l'avvocato Capponi, che era che è l'avvocato che difendeva il comune nel procedimento verso il Consiglio di Stato e credo anche quello del TAR.
Capponi, però ci risulta che dovrebbe essere anche l'avvocato difensore della GL, che è una ditta che incausa con il comune per la restituzione di 900.000 euro. Vedo che voi giornalisti siete molto attenti, quindi non è che ve lo devo dire io. Capponi, il professor Capponi, che è uno stimatissimo professionista, nonché collega, ma docente universitario, sì, ha avuto questa nomina con due delibere da 17 e 23 mila euro, quindi 40 mila euro, poi stabiliremo, valuteremo se fare una segnalazione, ma non per il professor Capponi, ma per chi ha dato queste delibere, se effettivamente potevano essere rilasciate nei confronti del professor Capponi. Mi sembra che la sezione giurisdizionale regionale di qualche regione in un caso simile ha condannato in maniera ingenerosa e impietosa soprattutto gli amministratori che ebbero modo di dare un simile incarico nei confronti degli amministratori. Non sta a me dire quello che vorremmo fare o quello che vorrà fare il singolo cittadino, perché questa è un'attività che può fare qualsiasi singolo cittadino, di segnalarlo alla Procura regionale della Corte dei Conti. In merito alle incompatibilità, compatibilità, esistono i consigli dell'ordine, non ritengo né personalmente né come coalizione di doverlo andare a segnalare a chi che sia. Si tratta di voler capire quello che si può fare da grandi, visto che siamo tutti quanti belli cresciutelli, ovvero sia il sindaco è libero di farsi assistere da chi ritiene opportuno, perché è un rapporto fiduciario. L'amministrazione impersonalmente non poteva essere certo assistita dal professor Capponi, visto che ha una causa di incompatibilità con il comune d'Avezzano, esistendo un processo per revocazione da parte della GL nei confronti del comune stesso in virtù della nota sentenza della Suprema Corte. Ma allora faccio ripetere la stessa domanda, una al neo consigliere comunale Verdecchia e una all'avvocato Verdecchia. Come consigliere comunale appena reinsediato con la sentenza del Consiglio di Stato, su questo punto pensa che la nuova maggioranza rimetterà comunque una segnalazione alla Corte dei Conti? Questo non glielo so dire, personalmente vorrei non fare questo tipo di segnalazione, ma nel momento in cui non ci sono aperture ritengo che il debito erariale è foriero ed è sotto gli occhi di tutti. 23 e 17, sono 40.000 euro che il comune si sarebbe ben potuto risparmiare e a fare ulteriori opere pubbliche o dare mandati completamente diversi nei confronti di avvocati interni della stessa struttura. È previsto tacitamente e tassativamente dalla norma. La stessa domanda all'avvocato Verdecchia, se la cosa pensate comunque di segnalarla all'ordine degli avvocati, all'ordine professionale, per una possibile violazione del codice contro. Se devo rispondere come avvocato, non l'ho mai fatto nella mia vita e seguiterò a non farlo. Ok. Nella stessa situazione, sempre leggendo la sentenza, c'è una situazione simile, anche se meno evidente di quella dell'avvocato Capponi e dell'avvocato Giffi, che in questo caso difende il sindaco. Giffi è figlio del liquidatore ed ex rappresentante legale della GL, la stessa società che sta in causa con il comune. Ravvisate almeno una forma di incompatibilità? Più che una forma di incompatibilità, cioè che sarebbe comunque una cosa poco opportuna. Sull'opportunità lascio decidere gli altri. Io ritengo che il sindaco personalmente è libero di farsi assistere dall'avvocato che ritiene maggiormente soddisfare le sue esigenze. È andato dal collega Giffi, bene ha fatto ad andare dal collega Giffi. L'esito della sentenza io la ritenevo già scontata in sede di primo grado. Non si poteva andare contro la legge e non ci si può schierare contro la legge. E dico sempre che a Berlino esiste sempre un giudice che ti darà ragione. Qui abbiamo trovato sia all'Aquila che a Roma. Sempre rimanendo su Capponi, Giffi e sulla GL, ci può ricordare che tipo di contenzioso
tra la GL e il comune di Alzano. Ricordarvi 24 anni di contenzioso che quindi molto probabilmente esulano pure dalla mia competenza conoscitiva di 24 anni fa è un po' troppo. Ricordo semplicemente che era una soluzione che doveva essere creata già nel momento in cui è stata emessa la sentenza di primo grado, quindi stiamo parlando del periodo Floris 2, 2017-2012, dove non volle essere fatta una transazione da parte degli ex amministratori del comune, che io mi auspicavo, con somme completamente diverse rispetto alle somme esorbitanti che sono arrivate oggi. Oggi stiamo parlando di circa 1 milione di euro, che somma che è stata giustamente pagata da parte del tesoriere nei confronti dell'AGL, in quanto vincitrice del processo anche in secondo grado, che poi la Suprema Corte chiaramente ha deciso di non riconoscere questa somma e di annullare senza rinvio il procedimento, e quindi la GL oggi è chiamata a restituire l'intera somma che ho appena indicato. Mi auspicavo nel 2007, 2009, 2010, in quegli anni quando c'è stato il vero contenzioso, una soluzione stragiudiziale che non c'è stata. Oggi il Comune ritengo che abbia le mani legate e debba andare a richiedere l'intera somma chiaramente nei confronti del liquidatore della GL. Quindi un contenzioso di 1 milione di euro. Oggi siamo arrivati a 1 milione di euro.